Ciao, eccoci qua in diretta, Radio Gamma 5, c'è anche Ettore. Vai pure Ettore, senti, prova a sistemare perché Radio Gamma 5, sai, non ha Lo una so, grande comunque. attrezzatura tecnica. Ok, tu mi senti? Parla? Aspetta, Ci sono? Sono in diretta? aspetta, aspetta. Parla? Sono in diretta? Ok, Sì, dai, ci sei. allora, buonasera a tutti. Mi chiamo Ettore. Francesco mi ha già presentato. Comunque, molti di voi già mi conoscono. E vi do il mio saluto, come di consueto, che la dea Reitia vi porti salute e abbondanza. Allora, prima di iniziare la trasmissione, questa sera volevo farvi un annuncio Sì. come di solito quando c'è Stasera Francesco si parla di Musetti. che mi invita in Federico questa Musetti. trasmissione. Volevo farvi presente che con la Proloco di Loreggia Vabbè, ma passa e anche il Federico, dai. comune di Che sono Loreggia, già abituati. nei giorni Sono già 16 chiamati. e 17 agosto è stata organizzata una rievocazione storica Sì, in posso stile celtico. tranquillamente. Ciao. E chi magari è di quella zona oppure nelle zone limitrofe a Loreggia, poi ci saranno i consueti volantini, manifesti che verrà pubblicizzata praticamente questa festa. E io da questi microfoni ringrazio la Proloco di Loreggia che ha creduto in questo progetto e lo sta portando avanti. Anche loro sono alla prima esperienza come rievocazione storica di tipo celtico e veneto antico. Ecco, allora per ricordarvi le date, 16 e 17 agosto nel Prato Volenborg, e nel contesto della loro annuale sagra di San Rocco. Bene, questa sera volevo iniziare un po' la mia discussione eludendo per una decina di minuti le consuete cose che magari vi racconto, vi leggo per quanto riguarda il mondo celtico e venetico. Mi è venuta così l'ispirazione di parlare dell'usignolo. Perché non so se sia abitudine poi dai studi radio parlare del mondo ornitologico, però io avendo avuto un'esperienza diretta con questo uccellino che miseramente sta anche scomparendo causa l'inquinamento e causa praticamente stanno togliendo l'habitat naturale che questo uccellino è abituato a vivere e si sta spostando sempre più verso l'entroterra. Io ho avuto esperienza diretta, che credetemi è una cosa incredibile e bellissima, ecco. Pensate che io ho studiato direttamente questo uccellino perché ero riuscito a monitorare un territorio di una quarantina chil di chilometri quadrati e uscivo tutte le sere e anche durante il giorno quando il lavoro me lo permetteva e carta e penna alla mano e mi segnavo tutti i passaggi e i spostamenti che facevano. Ma questo l'ho fatto per 3 o 4 anni. Ecco, esperienza diretta su un territorio che andava praticamente da Noventa a Padovana fino a Civè. Ecco, potete immaginare che territorio in chilometri quadrati, quanto grande che è. E questo uccellino, che magari molti di voi sicuramente i vecchi l'avranno anche visto, ma i giovani sicuramente non sapranno neanche com'è fatto. Ha una figura molto slanciata, i colori non sono appariscenti tipo come il cardellino che ha le ali colorate. Lui ha un marrone rossiccio, poi dipende un po' anche dal tipo, perché in questa zona è presente l'usignolo major e l'usignolo minor. Il minor è
non è che dalla mia ricerca non è che sia molto frequente in questa zona, perché è più frequente sulla zona diciamo che va da Trieste, Udine e quelle zone là, Croazia, e si differenzia dal Major, come il nome stesso lo dice, grande e piccolo, però si differenzia dal canto, e il minor ha un canto molto melodioso, molto avvincente, che chi poi è appassionato un po' ad ascoltare la natura è una cosa che prende il cuore. Ma non è detto che poi neanche il major sia differenza, ecco, così abissale, solo che ha un canto molto più gracchiante, diciamo, ecco, meno delizioso. Per poi raccontarvi alcuni aneddoti di queste mie esperienze dirette a contatto con questo uccellino, voi pensate che questo arriva ai primi di marzo o metà marzo, perché lui è un uccello migratore, ma appena arriva non si fa sentire, fa gracida appena appena, fa un tipo un sibilo così, solo un orecchio esperto riesce ad individuarlo, e lui si impossessa del territorio. Maschi e femmine, di solito si dice che prima arriva il maschio e prende possesso del territorio e poi arrivano le femmine, ma in effetti io ho constatato che non è così. Tenendo conto poi che solo un occhio molto e molto esperto capisce la differenza fra maschio e femmina, perché sono praticamente uguali, non c'è la differenza di grandezza, ma sono quasi totalmente uguali, ecco. E non è neanche il classico soffiare sul culo per vedere se c'è la differenza, perché inizialmente, appena arrivati, non segnano praticamente la loro a differenza nel periodo che poi, quando sono in amore, si nota praticamente la differenza, ecco. Ma fra marzo e aprile non si nota questa cosa. Poi l'usignolo, una volta preso possesso del territorio, che è di un chilometro quadrato anche meno, e lo difende praticamente. In quel territorio non deve entrare un altro intruso, un altro simile, e lo difende anche combattendo assieme a un rivale. Da notare che l'usignolo è come la rondine, cioè quello che è arrivato l'anno prima arriva anche l'anno dopo, si affeziona al territorio. Io questa cosa l'ho notata perché a conseguenza anche a delle catture, ecco, ma questo vi parlo di diversi anni fa. E poi comunque sempre rilasciati, perché erano sempre solamente fatti per in fase di studio, questa cosa qua. E poi verso fine aprile, che inizia un po' il periodo degli amori, l'usignolo inizia a cantare, e no, non subito canta di notte, e canta di giorno, e canta forte, cerca di richiamare la femmina, la femmina è estasiata poi dal canto, e come tutte le cose si ferma e formano la coppia. E poi da metà maggio a giugno fanno il nido, e poi diciamo che i piccoli nascono a metà giugno o anche prima, dipende poi dalla stagione, se è piovosa oppure se è una stagione secca. E il nido, che è una composizione incredibile, dipende anche dal posto dove viene fatto. Se viene fatto in riva al fiume, si può notare che il nido non è come il tipico quello del merlo, che magari molti di voi l'avranno visto, può essere anche alto mezzo metro.
E perché questo? Dipende dal posto comunque dove viene fatto, per creare umidità all'uovo. Per esempio, se è fatto in riva al fiume, può essere alto un 20-30 cm, se invece se viene fatto in un posto asciutto, è alto anche mezzo metro, fatto tutte di foglie, di intrecci, di rami, di piume. È una cosa bellissima vedere un nido di usignolo, ed è difficilissimo trovare, anche perché l'usignolo usa delle tattiche molto particolari e vi porta sempre fuori giro, perché se voi magari lo sentite cantare pensate là sotto c'è il nido, no, non è così, perché il nido è sempre spostato e mai all'interno della vegetazione, ma sempre ai limiti della radura. Adesso vi do anche queste informazioni. Innanzitutto è finito il periodo degli amori e nidi in questo periodo non ce ne sono, però se magari è così, per informazioni, che magari qualcuno in avvenire non vada anche poi a disturbare queste cose. Ecco, il nido viene fatto sempre al limite della radura. E nel caso voi vi avvicinaste al nido dell'usignolo, l'usignolo si fa vedere, proprio vi sfida, praticamente appena vi vede sul suo territorio, vi viene anche vicino, apre le ali, le batte, e voi magari lo seguite perché siete convinti che lui vada al nido. No, l'usignolo vi porta fuori rotta, vi porta fuori anche di 200-300 metri dalla zona di cui è il nido, perché il nido lui lo fa sempre a nord del posto in cui voi cercate magari di seguirlo. Così capite che solo una persona molto esperta può individuarlo. La cova dura una ventina di giorni, di solito fa 4 o 5 uova, ma la maggior parte sono 3 o 4 e sono di un verdognolo molto particolare, molto belle le uova, e dopo una ventina di giorni nascono questi piccoli accuditi da entrambi i genitori. E poi da notare anche che nel periodo della cova l'usignolo, per non annoiare, diciamo, la coppia, lui si mette a distanza di un centinaio di metri in mezzo alle fronde e canta melodiosamente. Poi sapete che l'usignolo ha anche l'usanza di cantare di notte, ed è una cosa incredibile. Una volta sulle nostre campagne la gente proprio usciva per ascoltare il canto degli usignoli. Adesso sì, si sente ancora, magari nelle campagne c'è ancora. Io anche quest'anno sono stato praticamente in alcuni posti in cui ero abituato ad andare e ce ne sono ancora. E da notare un altro particolare, che quelli vicino alle case sono usignoli vecchi di solito. In cattività vive anche 15, anche a 20 anni è successo che un usignolo vive in cattività se è mantenuto bene, ma in natura vive 14-15 anni, e quelli vicino alle case di solito sono gli usignoli vecchi, e invece i giovani, che sono più irrequieti, vivono proprio nei boschetti e in riva ai fiumi, e in special modo dove c'è il rigoglio dell'acqua, perché l'acqua lo stimola e lo fa cantare, ecco. È come noi quando sentiamo la musica che ci viene voglia di ballare, per l'usignolo sentire lo scroscio d'acqua lo fa cantare. Ecco, un particolare che durante le mie ricerche che mi ha lasciato anche a me perplesso è la puntualità svizzera che ha l'usignolo a cantare alla notte. Se praticamente voi una volta individuato e vi mettete in riva al fiume con l'orologio, l'usignolo inizia a cantare, facciamo una data, un'ora, alle 2 di notte, e canta per un'ora,
se non lo disturbate. Se voi andate il giorno dopo, vi mettete là con l'orologio e aspettate alle 2, voi noterete che alle 2 l'usignolo inizia a cantare. Ed è una cosa incredibile che mi ha lasciato perplesso anche a me questa cosa. Ma sono curiosità, ecco, così che vi voglio raccontare, perché sono cose che nella vita poi lasciano il segno. E poi questo canto si protrae per tutta la notte a scadenze regolari e il giorno successivo è in ugual misura, si comporta nella stessa maniera. E l'usignolo si ciba prevalentemente di insetti, lumachine, vermi, tutte quelle cose là. Dunque è anche un bene per la natura e anche per l'agricoltura, perché praticamente distrugge tutta una serie di insetti anche nocivi, ecco. Sono quelle cose come le rondini, che magari una volta si divertivano anche a sparare, no, come mi è capitato a vedere, e invece voi sapete che una rondine in una notte distrugge milioni di zanzare, e sono come i pipistrelli, d'altronde, no? Sono tutti quegli elementi naturali che nella natura poi si differenziano e danno una mano anche all'uomo. Ecco, poi ci sarebbe ancora tanto da parlare di questa cosa, ma io ho voluto così introdurre questo argomento questa sera, un po' anche per soddisfare una mia antica passione, un po' anche magari per informare, ecco, di alcune curiosità la gente che non sa, che non conosce. Magari la prossima volta vi parlerò anche di un altro uccellino che io ho avuto esperienza diretta, però questo lo affronteremo una prossima volta. Beh, almeno insomma è una qualcosa di interessante, proprio perché abitua le persone a capire che intorno esistano animali e che, osservando anche ambienti molto semplici, comodi, cioè non serve andare all'estero chissà dove, c'è da scoprire una quasi cultura di quell'animale, di metodi, di ritmi, e questo qua proprio permette di capire anche la differenza che abbiamo attorno a noi, la ricchezza che c'è soprattutto. Purtroppo, sai, noi abbiamo la tendenza a distruggere tutto, a cementificare, a fare strade, a costruire, a intubare, e di conseguenza i fiumi, i torrenti spariscono un sacco di cose, e certe volte perdiamo veramente delle cose importanti, insomma cose che sono semplici ma che in realtà non sono banali. Ci sono due telefonate, Ettore. Bene, ascoltiamole. Sì, pronto? Mammalu. Sì, pronto? Pronto? Sì, sono Paolo, ciao. Allora, facciamo come le rondini che distruggono gli insetti nocivi. Io sono di Bassano, sono appena tornato a casa, sono passato per il Ponte Vecchio. C'erano due o tre figuri, non so come descriverli, con dei cartoni enormi, no, tipo i profeti di Bassano, dove c'era scritto: convertitevi, seguite l'insegnamento della Bibbia, seguite l'insegnamento di Gesù Cristo e del Vangelo e della Bibbia. Hai presente, Francesco? Sì, beh, posso... Si fermano sulle piazze, no, delle cittadine, delle città, nei posti più frequentati, con quei cartelli giganteschi. È presente? Sì, ho presente. Beh, comunque, sai, allora, nella mia zona è stata ripulita e non ci abbiamo questi problemi. Come? Nella mia zona è stata fatta un'opera di pulizia. Dove abito io, nella zona di Marosti, che è una zona di Marosti, e siamo più tranquilli, queste persone non si presentano più. Io ti garantisco che sono appena passato. Sì, ma ti credo. Bene, e io dico che la battaglia è ora, è qui. E adesso, e mi sono fermato e gli ho detto: guardate che il comandamento di noi pagani è questo, le idee, le ragioni si possono contrastare, ma le persone si devono rispettare. Voi in nome della Bibbia avete massacrato i Maya,
gli aztechi, avete bruciato milioni di streghe, avete bruciato Giordano Bruno e avete ancora il coraggio di presentarvi qui con la vostra faccia sporca a presentarti la Bibbia, il Vangelo e Gesù Cristo, queste puttanate. Allora, la battaglia è ora, la battaglia è qui, pagani, la battaglia è ora e adesso, facciamo come le rondini che distruggono gli insetti nocivi. Quali sono gli insetti nocivi? Sono i monoteisti e precisamente quei pezzi di merda di cristiani, avete capito, che hanno impestato il mondo. Pagani, riconduciamoci alla battaglia, dobbiamo, come le rondini, scusa Francesco. Ciao a tutti. Ciao. Il paragone penso che sia azzeccato, insomma, anche perché le rondini fanno quello proprio per loro natura, per loro istinto, e se noi recuperassimo il nostro istinto faremmo delle cose positive. Bene Ettore. Bene, allora adesso affronteremo il mondo vegetale per quanto riguarda la spiritualità celtica. Come sapete, la spiritualità celtica era strettamente connessa con il cielo e la terra e con tutti i fenomeni esistenti tra i due. Era un'unione con tutte le cose ed era un assunto di base che permetteva poi ai druidi di insegnare i segreti del cosmo e della natura. E questa unione veniva definita Nemed, il sacro. La sacralità della vita in ogni suo aspetto ed rappresentava il derivato del fatto che ogni essere minerale, vegetale, anumano, umano o del Sid era una manifestazione della potenza, dell'amore e delle sapienze divine. E i Celti mostravano una profonda venerazione e un grande rispetto nei confronti del mondo vegetale. Basti pensare che le radure e le foreste in quel periodo in cui parliamo, allora del 600, 700, 800, 300 avanti Cristo, le foreste ricoprivano interamente l'Europa ed erano luoghi naturali dove si svolgeva il culto e l'insegnamento dei druidi. E furono poi i Romani che iniziarono a tagliare indiscriminatamente i boschi, questa è verità. Beh, qua ci sarebbe un po' da discutere, perché studi forestali fatti, la massima distruzione forestale compiuta a livello europeo avvenne nel Medioevo. Tramite tutti quanti i buoni pastori che andavano a tagliare i boschi sacri, perché i romani stavano molto attenti sul discorso della forestazione dei boschi, anche perché rappresentavano una risorsa. Hanno sì urbanizzato, cioè nel senso che la centurizzazione, alcune zone sono state veramente messe a terreno, però ti dico, non distruggevano per distruggere, ma ad esempio per fare le città. Veniva fatto a scopo industriale, cioè tipo se fai una città, sai che allora il cemento non veniva utilizzato, ma usavi moltissimo il legname. Beh, come sai Francesco, anche la Serenissima nel montagna del Cansiglio, sì, hanno praticamente, c'era la via d'acqua che trasportava i tronchi, però è anche vero che man mano che venivano tagliati venivano anche reimpiantati, sì, ecco perché le galene, tutte quelle cose, Venezia stessa, sì, è stata fatta tutti quanti i pali piantati, tutti i pali del Cansiglio. Però diciamo, la distruzione maggiore da studi proprio forestali fatti è stata fatta nel periodo del Medioevo, non perché ci fosse necessità, anche perché la popolazione era crollata, ma proprio perché c'erano ancora rimasti forti zone in cui i culti erano presenti. Per se tu pensi ad esempio alla stessa Giovanna d'Arco, siamo già nel 1200, sì, cioè aveva sempre il culto anche lei degli alberi, si ritrova presso le fonti, sentiva le voci degli alberi, di conseguenza c'era ancora un rimasuglio di lo stesso, tanto per dire, Robin Hood era uno che viveva nella foresta, però anche Robin Hood in base a quello scritto anche a Margaret Murray sembrava che fosse un elemento della resistenza pagana, perciò per eliminare i gruppi pagani che erano rimasti, cioè collegati all'antico culto, si tagliavano tutti quanti i boschi e le foreste. Ma ecco, trovo anche giusto quello che dici, però questi riferimenti non sono tratti poi solo da questo libro, perché come tu sai i Celti li scrivevano
E chi scriveva queste cose sono stati i vari filosofi romani, oppure sì, anche nel De Bello Gallico Cesare diceva che per far terra bruciata attorno ai Celti tagliavano le foreste, capito? Sì, beh, diciamo però, che... Scusami, ma da come mi sembra di capire da questo scritto, i romani magari tagliavano un chilometro quadrato dove sapevano che era esistente una tribù, dove o ad esempio non veniva tagliato per costruire ad esempio le difese del sempre loro facevano le palizzate, logicamente se tutti sanno che esisteva una specie di muro lungo il Reno, logicamente quello era fatto in legname, perciò c'era una zona in cui veniva utilizzata, ma non è che ci fosse diciamo l'annientamento. Sì, poi per costruire le città, ma anche ad esempio le recinzioni dei campi trincerati romani erano fatti con le palizzate in legno, sì. E soprattutto per evitare che ci fossero appigli nascondigli venivano spianati intorno ai trinceramenti, intorno ai forti, insomma, questo sì, ma rientrava diciamo in una funzione di battaglia. Sì, ma ecco, però da notare che si parla di una forestazione dell'Europa, provo a immaginarti quanto legname che c'era. Sì, beh, ti puoi immaginare, c'era un'enormità di legname. Anche perché gli abitanti in quel periodo non erano milioni come assolutamente adesso. Assolutamente no. No, ma anche perché avevano più un'attenzione, cioè nel senso che, sai, non è che si andasse ad accumulare, nel senso che non è che venisse tagliato e uno faceva un magazzino di legna, cioè si raccoglieva in base alla necessità. Perciò anche l'incidenza delle popolazioni era diversa. Infatti qua dice i romani a iniziare il taglio indiscriminato di boschi anche e soprattutto per colpire i druidi, distruzione che proseguì nell'epoca cristiana per sopprimere i boschi sacri alla tradizione pagana. Sì, anche perché dico poi i boschi sacri i romani stanno attenti, cioè non li tagliavano. Perché proprio loro avevano il terrore di commettere ingiustizia dal punto di vista religioso. Cioè, guarda che ci furono proprio anche personaggi importanti dell'esercito romano che furono cacciati via proprio perché depredarono degli templi. Cioè, sono rarissimi casi, ma era proprio la massima indegnità per un soldato era violare un luogo sacro. Perciò, cioè, una città però non era un luogo sacro. I templi e i boschi venivano rispettati, quelli sacri. I motivi vegetali che rappresentano simbolicamente la risurrezione, la rinascita, il rinnovamento della vita in nuove forme sono presenti in modo preponderante nella produzione artistica dei Celti e dovevano perciò rivestire un importante ruolo anche nella loro tradizione spirituale. E alla base di ogni espressione celtica vi era la consapevolezza che il lato spirituale era connesso in ogni cosa in una sorta di legame indissolubile che testimoniava il concetto dell'unità alla vita. È importantissimo perciò che si ricrei in chi ascolta quello stato di coscienza che tiene ben presente questo assunto. Non esistono divisioni fra ciò che è sacro e ciò che non lo è. Tutta la vita è sacra. In ogni sua espressione politica, militare, artistica, culturale, scientifica, sessuale, religiosa, spirituale ed economica. E poi spetta a noi il compito di ritrovarne la sacralità e di vivere questa realtà in modo armonioso. Un profondo legame spirituale univa quindi il mondo celtico con la natura, di cui si riteneva un'espressione fra le altre. Poi si pensi a molti autori tipo latini e greci che fanno derivare il significato del nome dei druidi dalla quercia, druir, seppure erroneamente. Nella parte dedicata agli uomini sacri dei Celti abbiamo già così parlato del significato, nel termine in cui ci limitiamo a dire che poi molte lingue indoeuropee, tra le quali il celtico, poi in seguito l'inglese e il tedesco, le parole libro, sapere, albero e legno sono spesso sinonimi che derivano dalla stessa radice. Gli alberi perciò assumono nella tradizione celtica un'importanza fondamentale e non a caso molti gruppi guerrieri e tuat adottarono come totem degli alberi e si diedero dei nomi tipo figli della quercia, clan del tasso o uomini del sorbo.
I giganti delle foreste non venivano solo rispettati e reveriti in quanto rappresentanti più evoluti del mondo vegetale, ma anche per le loro qualità curative, e il loro simbolismo veniva utilizzato per il calendario annuale, per la divinazione, per il linguaggio segreto degli Ogam e come spesso riferimento e l'apprendimento della conoscenza con complesso di sistema di memorizzazione, rimandando a un prossimo paragrafo poi che vi spiegherò parlando del significato del nome degli alberi. Innanzitutto è bene considerare che nell'evoluzione della vita sulla Terra, nel mondo vegetale, ha avuto un ruolo di tutto rispetto. È infatti grazie a esso che l'atmosfera terrestre si è arricchita di ossigeno e se si pensa che le piante siano state la forma di vita precedente all'apparizione degli animali e quindi dell'uomo. Beh, non è soltanto nel passato, perché agli alberi ci siamo ancora legati e ci saremo sempre legati. Speriamo cioè, di sì, Francesco. Cioè, anche se qualcuno cerca di distruggere un patrimonio così enorme. Provo a immaginare in questi giorni cosa sta succedendo al sud. Sì. Beh, ti pensionati dico... che vanno per poche lire vanno a dar fuoco a migliaia di ettari di terreno perché poi sanno che là queste magari zone vengono riconvertite in urbanizzazione, cioè insomma è una cosa incredibile. Sì, beh, ecco, se tu pensi che poi dicono esiste una legge che è una legge che non viene applicata in cui su quelle opere non si può, in quelle aree non si potrebbe costruire. Però cosa fanno in molti comuni? Non comunicano al Ministero degli Interni che quella zona è stata bruciata e di conseguenza diventa area edificabile. Io mi dico, ma non sarebbe quella più semplice che fossero i pompieri a comunicare il dato visto che si sono intervenuti? Perché bisogna lasciare ai comuni questa cosa? Cioè, il pompiere cioè, ci va lì, fa rapporto e dice, lì hanno bruciato, bene, per 30 anni non si costruisce più. Allora mi dici che c'è una collusione? Che va dall'alto al basso, dal grande al piccolo? Sì, perché dicono, sai, esiste la legge. Sì, ma la legge viene applicata se il comune comunica che l'area è stata bruciata. E se c'è una dimenticanza, se c'è un errore, dice, cavolo, mi è scappato via. Quell'area non è stata bruciata, perciò la legge non la blocca e diventa area edificabile. Sai, a pensarci male certe volte. Ah sì, diceva il gobbo. Come diceva il gobbo. Il mondo vegetale fornisce all'uomo da milioni di anni capi di vestiario, cibi, medicine, abitazioni, utensili e altro ancora. E poi sai Ettore, non è fornisce, e cosa potrebbe fornirci? E cosa potrebbe fornirci? Perché sai che le multinazionali hanno scatenato gente in giro per il mondo che va a cercare tutte le essenze naturali, delle popolazioni tribali, per andare a brevettare quello che loro sanno. Sì, cioè, sì. Quello che succede ad esempio anche in India con i sementi, con le cure, con le terapie. Cioè, ma anche in Perù adesso c'è una multinazionale che sfrutta il sapere degli anziani, no? Sì. Loro li chiamano sciamani, no? Che sono là che per pochi doni cercano di carpire i segreti delle erbe. Per poi quando vengono qua fanno un business, soldi, magari ipotizzano, voglio dire, ipotizzano che alcune erbe possano curare chissà quale malattie e invece è più una, come si può dire, magari sarà anche vero che alcune erbe magari usate là nel posto. Sì, con le opportune tecniche. Con le opportune tecniche, poi un conto è portarle qua e... Scusa, tu puoi pensare cosa significa per una pianta prendere ad esempio dell'Amazzonia e portarla qua? Cioè, soltanto la trasformazione, soltanto lo spostamento, il come viene trasferita. Cioè, non è più la stessa pianta. No, abituata a 4.000 metri d'altezza, da 4.000 a 3.000 per dirti, perché questa più o meno è l'altezza in cui poi fanno la ricerca di queste piante, portarle qua. Poi tenendo conto che quelle piante vanno raccolte con fasi lunari particolari, in periodi, cioè vanno raccolte in certi orari, dimmi se un'industria può rispettare questo. No, non può rispettare questo. Ti dicono che la componente di questa medicina, se così possiamo chiamarla, dentro ha anche, non so, l'Y erba che può curare chissà quale malattia, insomma.
Beh, insomma. Se tu pensi ad esempio la vaniglia, sai che va molto di moda. Sì. La vaniglia gran parte è prodotta in Madagascar da popolazioni che campano con questa cultura, non è che ci fa diventare lì che campano, hanno scoperto che esiste negli Stati Uniti una particolare segatura che ha lo stesso gusto, perciò invece della vaniglia ti mettono la segatura. Ma non è la stessa cosa. Non è la stessa, è lo stesso gusto, forse, ma non è la stessa cosa. Sì. Vedi il dio denaro, quante cose fa, mamma mia. E voi che state a ascoltare a casa capite magari la difficoltà anche psicologica che magari noi che siamo qua ad cercare di ottemperare nel più bene possibile, ecco, l'informazione, poi ci capita anche di dire queste cose, insomma. Allora, ecco, se l'uomo moderno è abituato a guardare un albero e a vedervi il legno che ci può ricavare è il denaro e che deriverà dalla sua vendita, eccolo, viene detto anche qua, perché tutto poi alla fine deve essere il dio denaro che prevale su tutte le cose. L'uomo celtico riconosceva invece negli alberi i propri fratelli vegetali. Tali concetti si sono fortunatamente riaffacciati alla coscienza occidentale, quando si è scoperto che le piante sono in grado di provare delle emozioni anche grazie all'interesse verso la filosofia dei nativi americani. E questo è vero. Le piante si avvicinano quindi a tutto ciò che è emotivo, sensibile. Non per nulla nello schema della ruota di medicina degli indiani d'America, un sistema di lettura e interpretazione della realtà basato sui quattro punti cardinali era come la croce celtica. Le piante sono associate al sud, che inoltre è legato al calore, all'estate e alle emozioni. La prima cosa è bene fare un parallelismo fra l'essere umano e l'albero. L'albero ha delle radici che, tenendo verso il basso, sprofondano nella terra e fuggono alla luce. Esse sono sensibili alla presenza dell'acqua e si contorcono per trovarla. Il fusto invece tende verso la luce e le foglie si mettono perpendicolari rispetto alla luce del sole per utilizzarla al meglio nel processo della fotosintesi. L'essere umano alle proprie radici genetiche che si perdono nella notte dei tempi e che sono in grado di portarlo in contatto con il proprio passato, fonte delle esperienze dei suoi antenati. Da qui il legame con il mondo inconscio e subconscio, connessione che può divenire una sorta di strada energetica ed essere percorsa dalla propria coscienza grazie ai particolari stati di coscienza in veri e propri viaggi interiori di esplorazione. Questi percorsi sono validi perché permettono all'individuo di rievocare ricordi ancestrali propri o di gruppo per conoscere, integrare e utilizzare nell'esperienza quotidiana le conoscenze del passato e le energie alla base della vita. Ecco, questo paragrafo mi fa ricordare, io che sovente faccio anche meditazione celtica, e di solito i posti che, specialmente adesso che il tempo lo permette, facciamo meditazione in mezzo agli alberi, nel silenzio più assoluto, e si ascolta la natura. Ecco, i messaggi e le rievocazioni che ti passano per la mente è proprio questo. Tu vivi nel tuo inconscio e subconscio le meraviglie della natura e ti danno un'energia veramente incredibile. È una cosa che magari, se vi capiterà di avere la possibilità, ecco, di seguire una meditazione in mezzo agli alberi, provate, che ne trovate sicuramente giovamento. Anche se sta meditazione, stare in mezzo agli alberi, soprattutto in certe fasce orari, chiamiamole così, è una cosa positiva. Il solito il camminare, ad esempio, invece solo che osservare, toccare ad esempio gli alberi, cioè imparare ad esempio a toccare gli alberi, le piante, sentire
sfregolando le foglie, l'odore delle foglie, cioè è una pratica che non serve essere grandi sciamani, però dà una carica enorme, cioè il soltanto si può sentire anche il vento tra le fronde, l'osservare la pianta in, con esempio con certi riflessi di luce è qualcosa che qualsiasi persona può fare, e decisamente è una cosa che cambia, perché se tu osservi veramente la molteplicità, soltanto lo spostamento delle foglie di certe piante che sono, è uno spettacolo incredibile, il fatto ad esempio di come si piegano al vento. C'erano ad esempio dei rituali sciamanici in cui lo sciamano stava legato a una pianta che veniva mossa dal vento. Questa è una cosa molto semplice, tutti possono fare, e si riacquisterebbe una sensibilità verso il mondo enorme, perché le piante comunicano sempre, in qualsiasi momento comunicano con moltissime cose, solo che se le reputiamo solo legno perdiamo tantissime cose, insomma, e le piante non sono solo legno. Sì, infatti adesso noi da autodidatti, magari siamo qua in radio che cerchiamo di far passare questo messaggio, magari anche per ricordare, ecco, alla gente che ci ascolta, chi di voi non ha toccato il basilico o il prezzemolo oppure lo rosmarino, esatto, e poi lo tocca, lo sfregola, per dire, e poi mette le dita al naso e sente questa essenza, questo profumo che ti entra nelle narici e ti colpisce subito la mente. E tu provi a immaginare le sensazioni che magari provavano questi antichi nei loro rituali ancestrali, la carica energetica che poteva dare. Se solo basta il frizionamento di un basilico, sì, per darti la carica anche, sì, qua. Oppure la menta, io che sono un amante della menta, che magari quella selvatica a volte magari adesso fra poco andrà, come si dice, sai, fai quei capolini, lasciano tutti quei semini neri, io di solito li strappo e me ne metto in tasca, il profumo me lo porto per un paio di giorni. Sì, ma infatti sono cose banali, ma i giovani, se imparassero a fare queste cose, Francesco, per 2 o 3 giorni si portano dietro il profumo della menta che entrano. Sì. I cinesi, non a caso, la base delle loro creme curative antidolorifiche, che è lo yang, è a base di menta, cioè, per dirti, ecco, che è una cosa che si portano dalla notte dei tempi, no? Lo stato di coscienza e di veglia dell'uomo è simile al fusto dell'albero che lo sorregge e che gli permette da un lato di esplorare le profondità della terra, la propria psiche, mantenendosi saldo sulla terra, dall'altro di estendere i propri rami verso il cielo, sarebbero le braccia, le parti più alte del proprio essere, la supercoscienza, per attingere alla luce. L'altra fonte di vita, l'acqua delle profondità, la stabilità della terra, la luce, il calore del sole, sono gli elementi che permettono all'albero di vivere e prosperare, così come fanno con l'uomo le emozioni, la stabilità del corpo e la parte razionale, spirituale. Cosa pensare poi quando si scopre che il nostro cervello ha l'aspetto di una noce e che per i Celti il simbolo della saggezza e della conoscenza era la nocciola? Cosa dire quando, tagliando il cervelletto umano a metà, si scopre che è strutturato e assomiglia a una foglia di quercia? L'albero sacro per eccellenza della tradizione celtica. Ecco che risulta importantissimo comprendere il simbolismo degli alberi e possibilmente fare esperienza in qualche bosco o foresta con i nostri fratelli vegetali, per comprendere veramente cosa potesse essere la conoscenza, saggezza tanto cercata e decantata dai druidi. Ecco, anche per sottolineare questo periodo per il mondo celtico è l'albero per eccellenza del mese di agosto, è il nocciolo, col. Il nocciolo viene generalmente classificato come arbusto, essendo un piccolo albero che non supera i 9-12 metri di altezza. Spesso non cresce oltre i 4-5 metri e che pur non vivendo a lungo si rigenera continuamente grazie ai gagliardi poloni del suo ceppo.
Si narra che al termine del periodo glaciale il nocciolo fosse una delle piante dominanti ed è interessante notare che oggi essa costituisce il sottobosco delle foreste di pini e che forse il suo compito fu proprio quello di preparare il terreno affinché i grandi pini potessero di seguito colonizzarlo. Il nocciolo è stato prestato sia come fornitore di cibo sia per l'elasticità, la flessibilità e la resistenza dei suoi poloni, dei quali si ricavavano i cerchi per le botti, i grattici e gli steccati, i canestri e i bastoni da passeggio. Il nocciolo è l'albero più citato nella mitologia celtica, in cui spesso è conosciuto col nome di Bile Ratta, cioè l'albero sacro del Rat. Il Rat è il luogo del Sidche. Il Sidche significa per i Celti pace, luogo di pace, ma di cui è famoso soprattutto il frutto, la nocciola. A proposito del nocciolo e del suo simbolismo, si narra nelle avventure di Cormac che egli si trovò di fronte ad una fortezza di cui vi erano 4 case e un pozzo, e nel pozzo c'erano 9 noccioli e vi crescevano attorno. Poi questo è un racconto che... Solo che troviamo 2 minuti. 2 minuti, e qua il tempo vola, le cose sono interessanti. Comunque magari la prossima volta io terrò presente, perché è molto interessante poi far conoscere anche... Vuoi ricordare l'origine della festa che così... Sì, ricordo ecco questa festa, che ringrazio ancora la Proloco di Loreggia, il comune di Loreggia, che per la prima volta quest'anno nella sagra di San Rocco nel Prato Volenbock ci sarà una rievocazione storica. Data e ora? Le date sono il 16 e 17 agosto e la data di inizio sono le 16:30, perché orché si organizziamo, comunque ci saranno spiritualità, combattimenti, ci sarà un mercatino a tema, poi alla sera ci sarà il falò e attorno al falò ci sarà una sorpresa che non vi voglio annunciare, perché lo spettacolo scenografico secondo me vale la pena di vedere, perché Terre di Meraviglia, che è questo il clan che preparerà questa cosa, mi ha un po' così sottolineato di non parlare poi di questa cosa, passare una cosa molto molto spirituale. Allora, Loreggia 16 e 17 agosto, Prato Volenbock, nel contesto della sagra paesana. Bene, ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie per l'ascolto, e che Reitia vi porti tanta salute e abbondanza a tutti quanti. Ciao.